Questa è la trasmissione che parte ora. Sì. Parte oggi. Iniziamo così, molto tranquilli, molto alla buona, come vedete non c'è nessun effetto speciale. No. Il concetto è quello di dare la parola a chi vuole, voglia parlare. Abbiamo il nostro amico Mosen, ospite fisso, poi abbiamo il maestro Nubi, salve a tutti, salve. Saluta. E abbiamo Cosimo Playboy. Ciao, sei in diretta su Telelibra Viola. Un saluto a Guido Marilungo. Grande Guido Marilungo! Grazie a voi, grazie. Mi piacerebbe vederti a Firenze. Magari. Ti piacerebbe venire a Firenze? Firenze, guarda, non c'ero mai stato, sono stato a fare la riabilitazione e mi sono trovato benissimo. La città è bella, lo sanno tutti, no? Anche se non ero mai stato si sapeva che era bella. Ma poi si vive bene, la gente è simpatica, si sta bene. Ma lui è un fiorentino mancato. Te ha una no, veramente, ma... è una simpatia impressionante. 30 anni. Io posso dirti una cosa, vedi? Lo sanno tutti a Firenze. Sì. Che io sono da Napoli. Capito? Sei di Napoli? Però tifo sia per la mia squadra che per la Fiorentina. Tifi... che per la città di Firenze. Ah, fai capito? Come la Vicari, che sono tesserati quando perde. La spesa. No. No, però è stata una bella tournée. Beh, in giro per il mondo, diciamo. Insomma, un fiorentino che va in giro per il mondo. La storia in fondo di questa trasmissione sono tutti fiorentini, escluso io che da 3 generazioni sono fiorentino. E Leonardo Menicucci, che vive, io ho detto da sempre, vive per la Fiorentina e Fiorentina, e il resto degli ospiti sono tutti fiorentini. E noi ogni volta diamo importanza, anche perché si tratta di una trasmissione fatta per la Fiorentina Calcio, per la cultura fiorentina. E questa pizza, Gennarino, questa pizza. Gennaro, va a pigliare la pizza. Gennarino. Oh, bravo. Di sta Fiorentina è la più grande squadra del mondo, ricordati. Aspetta, te lo dice uno nato a Firenze. Aspetta, ma guardate il pizza fa, guarda. Va bene. Minchia che pizza. Sì, bellezza. Però una cosa, non li voglio i soldi della pizza, penso, te la offriamo pure noi. Ci credo, non te lo offriamo. Però ti fiamo Napoli. Ma che no? Senti, ma... Ieri è stata una delle più belle partite della Fiorentina che ho visto negli ultimi tempi, ecco, era un po' in crisi di risultato ma non di gioco perché sta giocando veramente molto bene. C'è una grandissima sorpresa, allora ho detto, aspetta, chiamiamo il bomber, come stai Roccia? Tutto bene, tutto bene, stavo a chiamare col telefono di Pagliari, mi chiede i soldi, vuole la scheda quella. E secondo te gli manca una punta come Riganò alla Fiorentina? Non lo so, la punta come Riganò ce l'ha più o meno come fisso, poi come età che Luca Toni, quindi ce l'ha. Il problema è che magari la Fiorentina arriva lì e non riesce mai a finalizzare quello che costruisce. In giro che fa il portiere. Sì, sì. Basta con questa storia. Di notte fa. Innanzitutto volevo dire una cosa, e quella maglietta che ho detto ragazzo, c'è questo del collettivo. Tanta roba, L'amore come l'alleato e si attacca amore, così il mio cuore mi si è attaccato a te. Ci sarà un motivo per cui ti contestano Galliani, ci sarà un motivo per cui in tutti gli stadi che vai ti contestano. Ho comprato un grattavinci doppia sfida, quelli nuovi, sì. Allora, se vinco 1000 euro ti do 100 euro, se vinco 10.000 euro ti do sempre 100 euro, se vinco un milione di euro ti do 1000 euro, quindi io non so di quale dice, ma ti do tutto, sempre, poi scusa, a che punto? Lo studio, allora, vedi, io stasera lo gratto a casa, toccalo, certo, ovvio. Beh, questa è la partita che ho commentato voi.
l'ultimo vostro capolavoro al di là di questo disastro di questa squadra. Super bello. No, è serio questo. L'ultimo vostro lavoro. Vabbè, l'ultimo lavoro impegnativo è stato lo spot mondiale per il libro di Dan Brown. Il nuovo inferno è girato a Firenze e abbiamo firmato tutte le riprese in Piazza Duomo, in zona 500, tutti i luoghi più importanti del comune. Questo qui avete sul vostro Facebook? Sì, sul sito. Allora, dopo poi mi rigirate questo. Certo, volentieri. Bravi, a me fa piacere, quando c'è gente che produce, in questo paese ci sono tanta gente che disfa, poi invece ci sono gente coraggiosi, giovani coraggiosi che sono produttori, c'è gente che va all'estero, gente che va in Europa, però sono rimasti a Firenze, no, parlo di loro. Di due uno che doveva lavorare in famiglia ci vuole. Bravo. Noi non siamo razzisti, noi gli ovidi ce lo assumiamo come facchino da sette. Bravi. Quanti eravamo lì allo stadio, si aspettava che arrivasse la squadra della Fiorentina. Beh, ricordo, e ci fu 96, una festa spettacolare. Ricordo che si giocò con l'Atalanta. Con l'Atalanta a Bergamo, e Bergamo. 35.000 persone a aspettare alle 2 eravamo notte. Tutti quanti allo stadio. Un cacchio di freddo che faceva. Freddo, sì, non lo ricorderò mai quella giornata lì. Però fu una... Quando venne tutti gioia, i giocatori bello. Ci fu uno spettacolo troppo bello. E allora io ero in tribuna e c'avevo questo, a un certo punto mi arrivano tutti i giocatori perché salgono dalla tribuna, salgono con la coppa, Elvis, alzala anche tu perché anche tu mi distrembiamo, proprio parti studio. Ma io non sono calabrese. Sentiamo chi c'è il telefono. Pronto? Chi sei, da dove chiami? Dalla miseria le 30 anni che stavo a Firenze. Allora. Non capisco perché stasera la palla avete passato il tempo. Come la telefonata è a chiudere.